Spero che voi mi vediate bene perché io non vedo niente e in più vi annuncio già che è 3 ore che sto cercando di cominciare questo video, un baccano dietro l'altro tra moto e ambulanze e varie, insomma è un po' un inizio in salita. Comunque cominciamo con i 4 libri classici che vi vorrei consigliare per l'estate, anche se vanno bene letti sempre, però questi mi sono sembrati particolarmente estivi. Togliamoci subito di torno l'elefante nella stanza perché è un libro che ho sentito consigliare anche in diversi altri video, il che da una parte mi rincuora perché vedo che effettivamente sembra un libro estivo a molte altre lettrici. Questo lo dico perché l'ho visto su video di YouTuber donne, ma da una parte probabilmente ve lo siete già visto consigliare da altre persone. Sto parlando di L'isola di Arturo di Elsa Morante, che è ambientato sull'isola di Procida. Abbiamo questo ragazzino, si chiama Arturo, che perde la madre proprio alla sua nascita. Lei muore nel dargli la luce e quindi lui cresce da solo in una casa, tra l'altro enorme e anche decadente, con un padre assente, e quindi tutto quello che lui sa della sua famiglia se lo è in realtà ricreato nella mente. Quindi idealizza sia la madre venuta a mancare troppo presto perché aveva solo 18 anni, sia il padre sempre lontano e che lui immagina perso in chissà quali avventure. Ma in realtà è Arturo che vive le sue avventure di ragazzino, praticamente sempre libero, sempre disponibile, che ha un cane fedelissimo e quindi lui attraversa l'isola e scopre cose, vive momenti, si racconta grandi avventure, quindi è lui il protagonista stesso delle avventure che vive in quest'isola che la lingua di Morante e la fantasia di Arturo rendono un'isola magica. E quindi piena di misteri, piena di scoperte da fare, ma anche appunto che prende vita sotto i nostri occhi proprio con questa lingua che la rende solida, tattile, ma anche magica e come se fosse un luogo raccontato appunto nei grandi romanzi d'avventura che Arturo divora. Poi ad un certo punto ci sarà una svolta importante a metà del romanzo, quindi comparirà un altro personaggio. Io non vi dico niente perché sicuramente lo avete sentito raccontare da molti, ma se non lo avete sentito raccontare come io non lo avevo sentito raccontare, vi sorprenderà pagina dopo pagina proprio perché effettivamente Morante è in grado di sorprendere il lettore grazie alla sua lingua, grazie alle sue invenzioni, grazie alla sua capacità di approfondire i personaggi e di dare loro una vita autentica. E tra l'altro, perché secondo me è proprio un romanzo estivo, perché l'isola è la protagonista prepotente di questo romanzo, con i suoi colori, il fatto che lui la viva nella sua natura, che vada a nuotare, che si prenda una barchetta, che la giri in lungo e in largo, e che quindi sia il teatro di ciò che gli accade davanti. Quindi proprio quest'isola così appunto luogo di vacanza per molti e invece per Arturo luogo di vita è la sua casa, però per chi magari vuole viaggiare con la fantasia e trasferirsi nel Mediterraneo, questo romanzo è perfetto proprio perché trasporta il lettore in questo mondo meraviglioso, in questo mondo magico che è l'isola, non solo l'isola di Procida, ma l'isola proprio di Arturo. Sempre rimanendo sulle isole, un altro romanzo che è stato consigliato in lungo e in largo, ma che io ho finito da poco di leggere, è La mia famiglia e altri animali di Gerald Durrell, in cui l'autore racconta di 5 anni che passò a Corfù con la sua famiglia trasferendosi da Londra. Siamo negli anni 20-30 del Novecento e appunto la famiglia Darrell, madre e Jerry e più altri 2 fratelli e una sorella si trasferiscono a armi e bagagli a vivere a Corfù. Sono una famiglia abbastanza sgarrupata, ognuno a modo suo, molto peculiari, e con questa madre svampita, un tizio che li abbranca sull'isola quando sono appena arrivati, che si chiama Spiro, e che praticamente li adotta, li aiuta in tutto, li porta in giro, gli dà una mano, se hanno bisogno di fare dei servizi, lui è sempre disponibile e diventa però comunque un grande amico di famiglia, ma soprattutto
Gerald, durante questa sua permanenza sull'isola di Corfù, è molto più libero di esplorare la natura e scopre quanto la natura lo affascini, in particolare il mondo animale. Lui è in grado all'inizio di passare ore ad osservare una crepa nel muro e a vedere gli insetti che si avvicendano all'interno appunto di questa crepa, la vita che fanno, le loro interazioni, il ragno che cattura la mosca, le farfalle che si spostano di fiore in fiore, le api. E comincia anche a catturarli, per esempio a volte porta a casa uno scorpione femmina che è appena a cui sono appena state dischiuse le uova, ma anche dei serpenti d'acqua, perché poi in effetti lui comincia non solo con gli insetti ma ad esplorare il mondo animale nella sua vastità, quindi uccelli, anfibi, una tartaruga appunto, dei serpenti, di tutto di più, e ogni volta che porta a casa degli animali ovviamente la casa finisce nello scompiglio, e le descrizioni che lui fa della natura ma anche di questi aneddoti lo rendono un romanzo adorabile, molto spiritoso. Quindi oltre a la natura che ci troverete preponderante, questo sole accecante della Grecia, la calura, ma anche il cibo che viene mangiato. Lui si ferma spesso dai contadini a farsi offrire un grappolo d'uva, e proprio nei momenti più torridi in cui lui va in giro proprio a esplorare, magari nel silenzio di quando tutti stanno dormendo perché fa troppo caldo per lavorare, ma anche ci sono dei momenti in cui viene descritto delle forti piogge torrenziali, degli altri momenti di una bellezza straordinaria, una notte con le lucciole sul mare e la fosforescenza, veramente delle descrizioni che colpiscono l'anima e che quindi anche qui vi trasporteranno nel mezzo del Mediterraneo e vi faranno sognare questo caldo, questa luce, questa bellezza di ormai 100 anni fa, e quindi questa famiglia così anche bislacca che vi farà anche tanto tanto ridere, perché sono delle persone proprio bizzarre, tra la madre svampita, lo scrittore goriferito, l'altro che vuole solo andare a casa, la sorella che con i suoi fidanzatini improbabili. Quindi davvero oltretutto ci sarà parecchio da divertirsi. Sembra un libro spesso, ma in realtà sono tipo 350 pagine. Io mi ci sono molto divertita e quindi ringrazio anche mia madre che me lo ha regalato. L'avevo pescato in un cestone di libri usati e davvero ne è valsa la pena. L'aveva letto anche lei, l'ha prestato alle sue amiche, quindi davvero è un libro che vale la pena anche di far girare. Veniamo ad un libro di cui vi ho già parlato, ma secondo me non abbastanza spesso, e anche se credo di avervelo menzionato di recente, Jamaica Inn di Daphne du Maurier, che è un romanzo di avventura. Anche qui siamo sul mare, non c'è più l'estate perché in effetti siamo in inverno e oltretutto il clou si svolge proprio intorno ai giorni di Natale. La storia di una ragazza che perde la madre, e la madre però prima di morire le ha lasciato detto di trasferirsi dalla zia, quindi la ragazza, la protagonista di questa storia, vende tutto quello che ha al suo paese, si trasferisce dalla zia che vive appunto al Jamaica Inn, una locanda in Cornovaglia in mezzo a una costa battuta dai venti e dalla tempesta, dove la zia vive con un marito, un bruto, e che si capisce che è dedito a traffici illeciti, molto volgare, molto aggressivo, ma la ragazza di cui parliamo non è una che si lascia mettere i piedi in testa, si vede subito che è una ragazza con un certo piglio, con un certo carattere, e che non si lascerà dominare da questo zio acquisito, che però appunto è una persona assolutamente temibile. Lei è una ragazza che ama la sua libertà e infatti nei momenti liberi fa delle lunghe passeggiate attraverso la brughiera, una brughiera descritta in maniera meravigliosa nella sua crudezza e anche nella sua ruvidezza, perché appunto il clima è spesso impietoso, ma anche è questa la sua bellezza. E noi vedremo come questa ragazza saprà rendersi conto di quello che sta succedendo, dei loschi traffici al Jamaica Inn, e prendere in mano la situazione.
versione. Io questo dico sempre che è un po' la versione al femminile di L'Isola del Tesoro, perché appunto abbiamo una protagonista forte che appunto non si lascia scoraggiare dal cattivo della situazione e riesce a prendere in mano le redini della sua vita e a trasformarla. Non vi ho mostrato l'interno, questo è con una lettura molto agevole e a parte appunto una storia che trascina, quindi se davvero avete voglia di una lettura che vi faccia dimenticare tutto il resto e che vi tenga avvinti alle pagine, per me è stato così. Mi ricordo che Teresa invece ha detto che l'aveva letto un po' lentamente perché voleva gustarselo, ma io invece ero ansiosa di capire che cosa sarebbe successo e quindi l'ho divorato in pochi giorni perché non riuscivo a posarlo. Vi mostro anche l'interno di La mia famiglia e altri animali. Credo sia l'edizione Adelphi che si trova facilmente in giro. Invece l'Isola di Arturo, credo che questa edizione che ho in mano io sia ormai de passé, nel senso che ormai saranno uscite molte più edizioni, anche più facili da leggere, perché se vedete io qui un po' ci ho perso le diottrie. È parecchio piccolo, ma appunto è un'edizione vecchia, invece adesso l'Einaudi è stata ristampata in maniera molto più agevole, leggibile e quindi sicuramente non farete fatica, probabilmente sarà un po' più spesso, ma ne vale la pena perché appunto come avete visto qui è davvero minuscolo. Ultimo libro, ma non per importanza, è uno dei, anche questa è una delle ultime letture che ho concluso, Agatha Christie, Il giro del mondo, album di lettere e fotografie. Questa è una sorta di memoir romanzo, non lo chiamerei romanzo epistolare perché in realtà è una raccolta di lettere, ma non solo, messe insieme dal nipote di Agatha Christie. Lui fa un'introduzione in cui spiega un po' il suo rapporto con la nonna e poi di come è riuscito a entrare in possesso di tutte le lettere che Agatha scrisse durante questo viaggio alla madre o alla sorella, e lettere che furono anche però a cui vennero allegati programmi di viaggio, fotografie, ritagli di giornale, il menu della cena a bordo della nave su cui si sono spostati. Quindi è davvero un album di viaggio e il nipote appunto lo ha messo insieme con dei paragrafi che sono tratti dall'autobiografia di Agatha Christie. Di che viaggio stiamo parlando? All'inizio degli anni 20 Agatha Christie fu invitata, in realtà fu invitato suo marito, Archibald Christie, a seguire una spedizione dell'impero britannico. Lui doveva tenere la contabilità e per 10 mesi avrebbe viaggiato appunto all'interno dei domini dell'impero britannico per sponsorizzare una, esposizione universale, all'interno dell'impero. Quindi toccarono diversi paesi, dal Sudafrica all'Australia, alla Nuova Zelanda, il Canada, un viaggio appunto che durò 10 mesi in cui incontrarono tantissime persone e videro un sacco di posti, soprattutto incontrarono persone che in quei luoghi contavano parecchio, dal presidente al governatore al primo ministro di questi domini. Quindi, ed era un viaggio sostanzialmente tutto pagato, magari non era pagato il cibo, però tutto il resto sì. E anche se lei e suo marito non erano non sguazzavano nell'oro, lei aveva appena pubblicato, credo, Poirot Style Skirt. Quindi era ancora agli inizi della sua brillantissima carriera, fecero due conti e decisero di tuffarsi in questa avventura perché entrambi desideravano tantissimo vedere il mondo. E appunto poi ce lo mostrano questo mondo, ce lo mostra lei per come lo vide, per come lo raccontò a sua madre e per come poi il nipote è riuscito a raccogliere tutto quanto con un lavoro mirabile. Perché vedete qui questo libro che è bellissimo. È appunto una raccolta delle lettere con fotografie che lei scattò e però anche foto, immagini, ecco, articoli di giornale, come potete vedere. Ci sono anche le foto delle lettere, vediamo se ne trovo qualcuna. Eccola qua, perché lei a sua madre scriveva con la macchina per scrivere, anche a mano a volte. Oppure poi trovate programmi di questo tipo.
è tutto una ricchezza incredibile e appunto potete vedere qui come ogni capitolo sia diviso in questo modo con una cartina e il nome del paese visitato. Fu un viaggio molto faticoso perché non si diedero proprio risparmio nel visitare, nel parlare con le persone, ma anche molto divertente perché lei incontrò un sacco di gente. Ecco, qui fecero una vacanza alle Hawaii dove fecero surf per 2 settimane. Ve lo immaginate Agatha Christie che fece surf da ragazza? Però effettivamente sì, ci sono le foto di lei, beh, qui è al mare, ma anche con la tavola da surf. Ecco, qui invece vi mostro una lettera scritta a mano ed è molto divertente. Eccola qua. Questi sono i corvi che a lei piacevano, che portavano malaugurio a fare surf alle Hawaii. E quindi appunto abbiamo questo ritratto, autoritratto involontario, perché lei non scriveva per raccontare se stessa ma per raccontare del suo viaggio alla madre, che a volte può essere anche un po' noioso per dei dettagli inutili, tutto l'elenco delle persone con cui ha pranzato, cenato, preso il tè, che al lettore non significano niente ovviamente, però abbiamo questo sguardo così ingenuo e però intelligente e curioso dei luoghi che ha visitato, completamente privo di pregiudizi e interessantissimo, cioè interessatissima lei a ciò che vedeva, a ciò che visitava e a ciò che sentiva e come fedelmente lo voleva riportare a sua madre tutto quello che l'aveva colpita del viaggio, compreso il fatto ovviamente che lei aveva lasciato a casa la bambina molto piccola e ne sentiva enormemente la mancanza. Quindi davvero una bellissima opera. Ringraziamo tutti il nipote di Agatha Christie per questo lavoro immane che ha fatto mettendo insieme tutto il materiale e pubblicando questo libro, davvero per me un testo entusiasmante proprio per il giro che fecero. E chi di noi non sogna, se siete amanti dei viaggi, di fare dei giri simili, magari anche con dei mezzi più comodi, perché dall'Inghilterra al Sudafrica arrivarono via mare e oltretutto la povera Agatha soffriva il mal di mare e quindi stette male praticamente per tutta la traversata. Adesso ci sono mezzi più rapidi, però tutto sommato lei ci si divertì tanto anche dopo aver sofferto il mal di mare la prima volta. Poi invece nelle volte successive la vediamo alle prese con il gioco degli anelli, le carte e il gioco dei mimi, quindi era davvero una burlona, penso questo prima di divorziare dal primo marito, e abbiamo modo di conoscere questa autrice anche per quello che era da giovanissima, perché aveva 22-23 anni lei stessa quando intraprese questo viaggio, anche in maniera coraggiosa tutto sommato, perché appunto non sapevano che cosa li avrebbe aspettati al ritorno. Davvero un bel testo, tra l'altro anche da un punto di vista proprio editoriale un bel lavoro, e mi sento di consigliarvelo tantissimo per l'estate, perché appunto vi farà viaggiare nel tempo e nello spazio. Sicuramente non è un libro da portarsi sotto l'ombrellone perché pesa dentro la borsa nel mare, però se avete modo appunto di passare del tempo, magari delle ore prima di scendere in spiaggia, in terrazza, in un balcone o mentre tutti fanno la siesta al fresco in casa, quello lì è una lettura secondo me perfetta. Questi erano 4 classici per l'estate che vi consigliavo io in questa occasione. Fatemi sapere se leggerete dei classici quest'estate, se avete già deciso quali. Io non credo quest'anno, perlomeno, anche perché appunto mi aspetta un lungo viaggio e non ho modo appunto di spaparanzarmi sotto l'ombrellone con un classico dell'Ottocento. Quest'anno va così, chissà i prossimi, se avremo modo di portarci dietro il tomone estivo. Io per tanti anni ho avuto una grande lettura proprio delle vacanze, proprio il super classicone. Ho letto Guerra e Pace, ho letto Anna Karenina, ho letto Il Conte di Montecristo, quindi il famoso tomone da spiaggia che uno si prende tutto il tempo. I Buddenbrock anche ho letto in spiaggia, perché uno ha tutto il tempo di dedicarci, sì, anche per lunghe ore, perché io non sono una di quelle che si mette a giocare a racchettoni, fare le passeggiatone, no, a me mi lascio sotto l'ombrellone con un libro, mi viene a riprendere la sera, perciò per me è un momento ideale per dedicarmi a delle letture lunghe che durante l'inverno invece non ho il tempo di darle la giusta attenzione. Fatemi sapere voi se leggete più classici in inverno o in estate. Noi ci rivediamo
lunedì prossimo, credo. Adesso ho perso un po' il conto su se oggi è lunedì o giovedì, però ci rivediamo al prossimo video e nel frattempo buone letture a tutti.